Eccoli qua, i Coldplay li abbiamo citati poco fa e ritornano su Radio DJ con la loro bellissima Viva la Vida dal 2008 alle 20:38 su Radio DJ in questa puntata che è partita parlando di shopping, o meglio di selfie, o meglio ancora di mirror selfie fatti appunto durante una sessione di acquisto di vestiti. Ok, noi continuiamo a parlare di shopping, ma lo facciamo grazie alla tecnologia e lo facciamo grazie a Francesca che è al telefono con noi. Buonasera Francesca. Buonasera Francesco e buonasera a tutti. Buonasera, come stai e come va il tuo sabato sera prima di tutto? La mia sabato sera va molto bene, vi sto ascoltando, quindi non potrebbe andare meglio di così. Che bello, ci fai felici, bene, bene. Dunque Francesca, noi ti abbiamo contattato perché tu insieme a tuo marito ti sei inventato una cosa molto carina che sta andando tantissimo, tra l'altro, ok? Consentimi questa definizione, che sfrutta un po', diciamo, le nuove tecnologie, il digitale, i big data, sostanzialmente per pescare delle cose del passato e dare loro nuova vita. Io l'ho detto complicatissimo, a te la parola per spiegarci meglio di che cosa si tratta e che cos'è Vintag. Ah, l'hai detta, l'hai spiegata perfettamente. Vintag è un'app dedicata al vintage, dove si può comprare, vendere vintage, chattare con le persone che hanno la tua stessa passione, commentare, insomma, condividere esperienze oltre che appunto. Ok, stiamo parlando, cioè, Francesca, di vintage che riguarda sia, diciamo così, l'abbigliamento, il fashion, ok? Ma anche il design, sì. Giusto? Esatto, okay. non c'è solo abbigliamento, c'è arredamento, antiquariato, modernariato, oggetti da collezione, ci sono vinili, ci sono, non so, vecchi frigoriferi, veste, okay, mosse, cioè proprio c'è di tutto. L'importante è che abbia 20 anni, quindi sia stato prodotto almeno 20 anni fa. Questa è la definizione corretta di vintage, giusto? Esatto, ok, esatto. Deve avere almeno 20 anni. Per cui noi qua dentro siamo tutti vintage, sappiamo. Siamo tutti vintage. Ok, anche tu, se mi posso permettere. Sì. Bene. Sì. Senti Francesca, com'è nata questa idea di Vintag? Che ricordiamo si scrive Vintag senza la E finale, se volete, esatto, googolarlo. Ok. Esatto, la trovate anche sugli store, su Google, dappertutto. Mm-hmm. Allora, è nata casualmente qualche anno fa durante un trasloco, ho trovato un vecchio baule della mia nonna, dove teneva i vestiti, quelli della festa, quelli che negli anni 50 e 60 si tenevano solo per le occasioni della domenica per andare a messa, no? Certo. E c'erano tutti questi vestiti, borse, accessori, scarpe corredate da foto, e io mi sono appassionata a questa storia che potevano raccontare della mia nonna, ma in generale di quell'epoca, questi oggetti, e ho iniziato a studiare, ho iniziato a cercarli e ho capito che mancava online un posto dove comprare e vendere solo vintage, quindi solo appunto un determinato periodo di oggetti e senza confonderli con il semplice usato. E quindi abbiamo iniziato a studiare, abbiamo iniziato a girare, nel 2016 è nata Vintag, è nata la app, e aggiungo la parte moderna certo. Aggiungo che l'app è diventata leader di mercato in Italia in questo settore, quindi complimenti insomma Francesca. Grazie mille. Senti Fra, così ti chiamo Fra, se posso permettermi. Andiamo subito a googolare, a cercare quest'app Vintag senza la E finale per cercare qualcosa da metterci poi stasera per uscire, magari una bella camicia di quelle con i colletti a punta lunghissimi, magari. Esatto, camicia hawaiana, la Elvis. Bravo, esatto. Va bene, dai, ti auguriamo un buon sabato sera a questo punto, Francesca. Grazie mille anche a voi e grazie per la telefonata. Grazie a te, un abbraccio. Grazie, ciao. Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to